Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del direttore generale dell'ASL di Caserta, dottor Ferdinando Russo. Buonasera, buonasera direttore, dottoressa. Come sta? Bene, bene. Noi ci vediamo da un sacco di tempo, esattamente dal 2 dicembre del 2020, se lo ricorda lei? Più di sei mesi, più di sei mesi. Quindi è tantissimo e tante le cose di cui parlare. Non mi sembra vero di vederla, perché entrare nella sua agenda lavorativa è proprio un miracolo, e quindi la ringrazio per essere venuto Grazie qui e aver accettato il mio invito. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori un attimino, se lei me lo permette, che il direttore è ex direttore del distretto 43 dell'ASL Napoli 2 Nord ed ex direttore sanitario dell'azienda ospedaliera della Seconda Università di Napoli. È stato nominato direttore generale, giusto, sì, a ASL di Caserta nell'agosto 2019. Ha due specializzazioni, patologia generale e fisiopatologia, giusto così? Della riproduzione umana. Della riproduzione umana, aiuta i bimbi a crescere, a nascere, le coppie che hanno magari qualche problema, e oggi ce n'è bisogno di nascite, perché ce n'è, certo, insomma, tanto poco, però insomma i tempi sono un po' difficili. Allora, direttore, facciamo un po' un passo indietro prima delle vaccinazioni, e ricordiamo che il Consiglio d'Europa il 27 gennaio 2021 ha votato una risoluzione, esattamente la numero 2360, che dava un po' delle linee guida da seguire per le eventuali vaccinazioni che ci sarebbero state poi, sì, dopo. E c'erano scritte queste quattro linee guida in particolare: la vaccinazione non è obbligatoria, non ci possono essere pressioni né agevolazioni alla vaccinazione, deve essere garantito che nessuno sia discriminato sia se sceglie di farla o non farla, devono essere fornite informazioni trasparenti sugli effetti collaterali. Ecco, secondo lei queste linee guida sono state rispettate? In gran parte assolutamente sì, in gran parte assolutamente sì, come il diritto di potersi o meno vaccinare, quindi su questo questa vaccinazione non è obbligatoria. Diciamo che sostanzialmente, se il punto della sua discussione vuole arrivare al merito di cosa sta accadendo in questi giorni, sicuramente c'è stato qualche deficit comunicativo, ma tra la comunità europea, gli organismi nazionali deputati a trasferire informazione corretta ai cittadini, in qualche occasione abbiamo vissuto purtroppo qualche difficoltà di comunicazione, chiamiamola così, che avrà potuto creare anche nei cittadini uno stato di allarme o di preoccupazione. E certo, comunque, che comunque deve essere superato in modo assoluto, perché è l'unica arma che resta contro questo virus, che purtroppo ha fatto milioni di morti, e non sappiamo ancora se varianti future legate all'aumento della diffusione del virus, causata sicuramente al mancato raggiungimento di gran parte della popolazione, possa determinare poi una ripresa nei prossimi mesi. Per cui dobbiamo mettere da parte le paure, ragionare con freddezza, osservare attentamente quelle che sono le evidenze scientifiche italiane, europee, internazionali, tutte, raccogliere poi quante più informazioni possibili per poter fare un'analisi attenta sui benefici e sui rischi che la vaccinazione comporta. È chiaro che noi facciamo bene ad avere un atteggiamento di cautela rispetto ad alcune condizioni, a preservare per esempio quei cittadini che potrebbero essere esposti a rischi importanti, certo, perché alcuni effetti patogenetici, come il determinismo di una condizione di piastinopenia che poi potrebbe scatenare una condizione trombotica come quella che ha causato morti a molte persone nel mondo, ma non eccessive rispetto al numero di vaccini che sono stati somministrati, e quindi al numero straordinario di morti che sono state evitate sol facendo la vaccinazione. Diciamo che il bilancio sicuramente è positivo, per cui le dicevo, stando attenti anche con un'anamnesi accurata e con scelte politiche adeguate, diciamo, di politica sanitaria, noi possiamo sicuramente raggiungere l'obiettivo tanto agognato, che è quello di creare un'immunità di gregge alla nostra popolazione, un po' come quello che sta avvenendo su Caserta, almeno sull'intera provincia di Caserta.
Noi forse siamo una delle province della regione Campania ad avere il più alto numero di vaccini per popolazione somministrati, almeno una dose. Siamo vaccinati tutti? No, almeno una dose, pensi che noi siamo circa a 700.000 dosi somministrate, 200.000 circa, mancano poche migliaia di dosi, hanno avuto anche la seconda dose e 500.000 hanno avuto tutti quanti almeno una dose. Certo. Se lei pensa che la popolazione target, cioè da 12 anni a 100, è di circa 800.000, noi ne abbiamo vaccinati almeno con una dose 500.000, immagina che stiamo ad un passo dall'immunità di gregge. E c'è una città dell'intera provincia di Caserta che noi potremmo definire già Covid free. Non le posso dire perché dobbiamo raccogliere dati attenti, come pure in tutti i 104 comuni da diversi giorni noi osserviamo con attenzione 30-35 comuni che da diversi giorni presentano zero contagi. Cioè contagi zero, quindi un gran passo. E adesso siamo ad una media di 20-30 contagi nuovi casi settimanali. Quindi i contagi scendono, I casi attivi su tutta la provincia sono, se non mi sbaglio, poco più di 800. I casi attivi su tutta la provincia di Caserta. Casi attuali, ancora positivi. I ricoveri negli ospedali ormai si sono ridotti proprio al lumicino. Sul Melorio, se non erro, ci sta una sola persona ricoverata, che poi è anche un ricovero importante perché è una persona in attesa di un intervento chirurgico ortopedico importantissimo. Stiamo attendendo dall'ortopedia di Piedimonte, dove andrà a farsi ricoverare, che si negativizzi il caso clinico perché è infetta da Covid, per portarla voi subito lì e subire questi interventi. Direttore, lei ha fatto una panoramica generale, scendiamo un po' in particolari. In Italia, dice il Presidente De Luca, ha detto in Italia la struttura commissariale è stata inadeguata, lui ha detto. La gestione del piano Covid è stata sbagliata perché non affidata, lui dice, al Ministero della Sanità. È stata prima affidata a una commissione esterna con il manager Arcuri, poi abbiamo il generale Figliuolo. E ci sono state un po' di confusioni, diciamo la verità, specialmente in questo periodo, diciamo questi mix di vaccini turbano un po' la popolazione, perché la popolazione si è vista insomma un po' sbandata. Prima cosa, molto spesso non vengono rispettate le distanze tra una dose e l'altra e la gente si chiede, dice, ma poi è invalidata la prima dose o è valida lo stesso? Questo è il pensiero che assale molti cittadini. Un'altra cosa è questo mix di vaccini. Ecco, alcuni dicono che anzi è una cosa buonissima perché si potenzia la difesa, altri dicono no, si hanno più conseguenze diciamo sulla salute. E questo, come si diceva anticamente, abbiamo detto all'inizio, era stata preventivata, cioè l'idea di dare informazioni sulle possibili conseguenze delle, diciamo, che si sarebbero avuti, perché ci sono dei morti, ce ne sono tantissimi, e quindi molti provocati da quella AstraZeneca. AstraZeneca, ecco, si fa prima sui 60 anni, prima si dava a tutti, poi sopra i 60 anni, quelli che adesso sono sotto i 60 anni, che faranno? Mischiano, fanno con Moderna, con Pfizer, c'è un po' di... Mi ha fatto una serie di domande, vorrei rispondere alla scaletta delle domande che mi ha fatto, piano piano, perché sono interessantissime. Ecco, sì. Cioè io perché affronterei il tema per quelle che sono le cittadini condizioni. Che si rivolgono a lei. Ha perfettamente per ragione. Allora, la questione è questi termini. Noi abbiamo, il Presidente De Luca è di un acume straordinario. Lui ha fatto una dichiarazione molto semplice e coerente al massimo. Ha detto di salute, parla l'organismo deputato a parlare di salute. L'organismo deputato a parlare di salute è il Ministero della Salute. Siamo l'unico paese. È il Ministero della Salute. Il commissario straordinario è stato nominato dal governo Draghi per curare la logistica per quelli che sono tutti gli aspetti relativi all'approvvigionamento dei farmaci, dispositivi, esatto, materiali, e quindi metterci nelle condizioni per avviare una campagna vaccinale
ma su quelle che sono le indicazioni, se un vaccino è utile, non è utile, serve, non serve, se ha effetti collaterali, le modalità della somministrazione, dire o garantire le modalità di quel tipo di vaccino o garantire il mix, cioè fare vaccinazione eterologica con uno o un altro tipo di vaccino, questo non compete sicuramente alla struttura commissariale, ma compete al Ministero della Salute, sentito il Comitato Tecnico Scientifico. E questo è un punto fondamentale per cui credo che chiunque siano d'accordo, quindi il Presidente ha perfettamente ragione. Tenga poi presente che il Presidente, quando prende delle scelte, si confronta. Noi stiamo costantemente o in videoconferenza o direttamente a Santa Lucia. Per noi non ci sono festività, noi direttori generali, non ci sono giornate di ferie, non c'è tempo, qualche volta anche di sera tardi, ci siamo sentiti in videoconferenza alla presenza del Presidente per prendere decisioni anche importantissime, e l'ultima è stata proprio questa. Nel decidere subito di chiedere al Ministero maggiore chiarezza sulle disposizioni che erano state emanate da quella circolare ministeriale, che lasciava molti dubbi, poi dopo le spiego pure perché ha lasciato molti dubbi. E poi abbiamo deciso, ma con una discussione ampia che è durata diverse ore, proprio la giornata di domenica, era la ricorrenza di un santo importante, Sant'Antonio. Immagini che tra i direttori generali ci sono 4-5 che festeggiavano il proprio onomastico, tra cui anche il direttore generale Postiglione. Sono stati con noi per 4 ore a discutere di queste cose, perché il Presidente ha richiesto, che era un momento talmente critico, che si doveva ragionare e prendere una decisione. In ossequio anche a quelli che sono gli indirizzi del Governo, per cui quando il Governo dice al soggetto al di sotto dei 60 anni che abbia fatto l'AstraZeneca, deve essere somministrato un vaccino ad mRNA, quella parola deve è un obbligo a cui noi dobbiamo assolutamente attenerci. E quindi noi si è deciso di adottare quel tipo di criterio, e poiché la somministrazione del richiamo andava fatta entro le 12 settimane, abbiamo detto bene, se sta entro la 12ª settimana assolutamente deve essere fatto, perché non possiamo incorrere in una condizione di mancato vaccino ad un soggetto che ha il diritto di essere vaccinato. Però per tutela dei nostri cittadini affrontiamo il problema con serietà, valutiamo bene se la somministrazione di vaccini in modalità mix sia efficace e non crei problema ai nostri cittadini, aspettiamo che il Governo, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, esprima parere circa le nostre considerazioni che abbiamo fatto e abbiamo inviato per iscritto, sono note a tutta la stampa, si sono stati inviati dei documenti scientifici per lavori, dei trials che sono stati effettuati in Germania, in Spagna, in Inghilterra e anche in altre parti del mondo, in cui facevano delle considerazioni in cui noi abbiamo posto particolare attenzione per verificare. Tutti quanti sono perché hanno un effetto di potenziamento del vaccino. Io non voglio entrare nella discussione scientifica, perché non è questo il tavolo né il momento per poter ragionare una cosa del genere. Allora abbiamo preso una decisione importante. Il soggetto che era stato vaccinato con AstraZeneca e al di sopra dei 60 anni va fatto il richiamo con AstraZeneca. Quelli che stanno al di sotto dei 60 anni va fatto il richiamo con un vaccino ad mRNA che sia o Moderna oppure Pfizer. Però questo è un altro esperimento che si fa su noi esseri umani. Dobbiamo vedere se va bene. Dovremmo aprire una discussione importantissima. Alcuni lavori dicono che potenzia l'attività anticorpale, quindi l'immunità e quindi la protezione dopo questa seconda somministrazione. Ce ne sono diversi che confermano questa condizione. Il problema serio è sempre legato ai rischi che il vaccino a vettore virale, che è l'AstraZeneca, ma anche il Johnson & Johnson, sembra che sia stato, non lo so se è stato confermato, non lo so se sia stato confermato o meno questa condizione. Fatto sta che questi vaccini hanno sembra che possano scatenare una condizione che determini
determini trombosi, trombosi di vene cerebrale profonde, e quindi legate all'attivazione di alcuni anticorpi di anti-PF4, sono dei fattori piastrinici. Vabbè, ma sono elementi scientifici, magari in una discussione, se volete, pure più specialistica, potremmo anche affrontarla, ma l'importante, l'importante è che noi, dottoressa, noi dobbiamo dare un'informazione precisa e certa alla nostra popolazione. Sta di fatto che questa incertezza manifestata anche dai media, dalla stampa nazionale, immagini che noi lunedì scorso dovevamo avviare, noi, se ci ha fatto caso, siamo stati i primi ad avviare le campagne Open Day. Siamo stati i primi a fare le campagne Open Day all'apertura ai giovani, e dopo noi ci hanno seguiti in gran parte della regione e anche in gran parte dell'Italia. E credo che abbiamo fatto bene, perché abbiamo raggiunto gran parte della popolazione e fortunatamente non abbiamo avuto eventi avversi, almeno segnalati. E questo, oggi siamo ad una piattaforma che è aperta. Non abbiamo più necessità di fare Open Day, perché la piattaforma Sinfonia è aperta a tutte le fasce di età, a tutte le categorie, a tutte le popolazioni. Pensate che noi all'inizio di questa settimana, il rispetto all'equità, all'accesso al vaccino, a tutte le fasce di popolazione, a tutte le razze e a tutte le persone che stanno sul territorio nazionale, noi avevamo pensato anche di organizzare le vaccinazioni a quanti extracomunitari vivono sulle terre della provincia di Caserta e sono anche operatori stagionali, specialmente sul litorale Domizio, tutti gli STPieni che stanno nelle nostre città. Lunedì e martedì avremmo somministrato qualcosa come 18.000-20.000 vaccinazioni Johnson & Johnson. Perché Johnson & Johnson? Il Johnson & Johnson è il vaccino che hanno fatto i miei figli. I figli del direttore generale dell'ASL di Caserta hanno avuto Johnson & Johnson. È chiaro? E una dose? Una dose, perché a questi tipi di soggetti, che già ha una difficoltà enorme raggrupparli, portarli al vaccino, perché avevamo identificato due app importanti, perché avevano il diritto di vaccinarsi insieme alla cittadinanza dei posti, non adottare processi di razzismo, di segregazione, anche per questi. Loro si sarebbero vaccinati insieme a tutti quanti gli altri cittadini, e avevamo programmato 20.000 vaccinazioni che abbiamo dovuto rinviare e non sappiamo a quando, perché tutta una popolazione al di sotto dei 60 anni, certo, e che il governo ha detto di non utilizzare. Io le faccio una domanda un po' forse indiscreta, ma secondo lei qual è il vaccino più sicuro, che più sicuro meno deve uscire? È in sperimentazione, sta uscendo. Sono i vaccini a subunità. Sono i vaccini che, a differenza di questi qua, quello ad mRNA che utilizza il filamento di RNA, quello a vettore virale che trasporta il vettore, a subunità utilizzano le proteine SPAC della superficie del virus e danno pure più protezione. È di prossima commercializzazione. Uscita. Quello è il più sicuro, anche quello che dà una maggiore protezione, perché sembra coprire anche tutte le varianti che oggi sono in giro. E queste le varianti? Sì, è il vaccino a subunità, cioè è un agglomerato di proteine incapsulate. Direttore, un'altra cosa che preoccupa tantissimo, dice: ma noi ci siamo vaccinati e però ci abbiamo le varianti. Le varianti sono tantissime, la messicana, quella indiana, è pieno. Le evidenze scientifiche internazionali. Che si fa? Ci dobbiamo rivaccinare? Noi dobbiamo fare un ragionamento serissimo. Adesso dobbiamo ragionare per dopo il vaccino cosa accade. Dopo il vaccino cosa fa? Il cittadino si chiede, cioè, trascorso 6-8 mesi dalla prima vaccinazione, io cosa devo fare? Devo vaccinarmi o meno? Alla prima risposta risponderà tutta la popolazione sanitaria, perché noi siamo quelli che hanno avuto il vaccino tra gennaio e febbraio, tutti. Quindi noi saremo i primi. Tutta la popolazione sanitaria, gli ospiti dell'RSA saranno i primi, per cui deve essere deciso cosa fare, se fare il richiamo o meno. Io questo a prescindere da queste varianti? Sì, perché sulla variante è stato visto che sia AstraZeneca
sia i vaccini ad mRNA stanno dando una protezione almeno per le complicanze di qualsiasi tipo di virus, anche della variante. Cioè, una cosa è certa, i vaccini proteggono con una percentuale altissima da complicanze mortali e dall'ospedalizzazione. Poi non hanno una copertura totale sul contagio. Questo cosa significa? Che lei è vaccinato, io sono vaccinato. Abbiamo un titolo proteggente che ci permette di proteggerci da infezioni, però potremmo contrarre un virus con una variante diversa, con un sistema infettante diverso, essere positivi a quel virus, positivi al Covid, ma non ci aggraveremmo per condizioni patologiche. Però siamo potenzialmente infettanti per altri. Questo è il motivo per cui dobbiamo coprire tutta la popolazione di vaccini. Quindi ci dobbiamo rivaccinare un'altra volta per queste varianti? Questo lo sapremo a breve. Non tanto per le varianti, quanto per la copertura vaccinale di una futura sovrainfezione o una nuova infezione da Covid o da coronavirus. Ho capito. Si è visto che il titolo anticorpale si riduce entro 6 mesi. Quindi noi dovremmo andare a valutare se c'è ancora un'immunità anticorpale. E poi c'è una cosa che molti fanno finta di dimenticare. L'immunità cellulare, quella che comporta che le cellule T del sistema immunitario aiutano, perché sono quelle che trattengono la memoria e possono produrre anticorpi proteggenti se subiscono un nuovo stimolo. Ho capito. Però per fare una valutazione come significherebbe fare uno screening di massa talmente straordinario, sia di tipo sierologico che nel determinismo, in genere si valutano le sottopopolazioni linfocitarie per verificare se, che percentuale di queste cellule ci sono che possono reagire a stimoli di questo tipo per determinare una protezione. Io credo che il cittadino si debba affidare a queste notizie scientifiche certe, date da persone esperte. Noi ne parlammo l'altra volta, noi stiamo subendo anche un processo molto 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 pericoloso, quello dell'infodemia. Cioè subiamo un'informazione spesso non corretta che arriva a larga parte della popolazione e può determinare in larga parte della popolazione condizioni di dubbio, di perplessità, che possano poi esitare ad una cosa molto grave. Se mi consente, io attraverso la sua rete questa sera vorrei da fare un appello alla popolazione. Prego. Di Caserta. Voi sapete che i cittadini si prenotano attraverso la piattaforma Sinfonia, sì. La piattaforma regionale. Sì. Ebbene, noi a ieri sera a mezzanotte avevamo 19.000 prenotazioni, quasi tutte nella fascia d'età al di sotto dei 50 anni, al di sopra dei 50 quasi zero, poche decine. Noi 19.000 vaccinazioni le consumiamo in un giorno e mezzo, le facciamo, dopodiché non abbiamo più persone da vaccinare e ne abbiamo ancora da vaccinare diverse centinaia di migliaia, ha capito? Quindi un invito alla popolazione, prenotatevi. Prenotatevi perché dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge, certo. E non ci sono rischi, perché noi stiamo attenti al tipo di vaccino che facciamo, stiamo attenti alle complicanze che possono accadere. Ogni hub vaccinale ha nel suo interno un gruppo di anestesisti, si fa un'anamnesi accurata. Abbiamo dato, credo, prova che la provincia di Caserta ha risposto benissimo a quelle che è la campagna vaccinale, molti ci additano addirittura a modello, ma ci tengo caldamente, veramente, a dare questo appello accurato alla popolazione di Caserta, di prenotare. Che coloro che non si sono vaccinati si prenotassero, aderissero alla piattaforma Sinfonia per vaccinarsi quanto prima. Ecco, io perciò l'ho invitata perché era proprio necessario. Gli over 60 non devono avere nessun timore. Una cosa, quando si parla di, invece di dare informazioni così, loro, ognuno è libero anche di accedere attraverso internet, attraverso canali di comunicazione scientifici molto 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 diciamo seri. Se voi andate a leggere l'ultimissimo rapporto di farmacovigilanza, sì, dell'organo nazionale di farmacovigilanza, cioè quello che controlla gli eventi avversi, gli effetti collaterali di ogni tipo di farmaco, scoprirà che, per esempio, l'AstraZeneca ha dato eventi avversi solo alla prima somministrazione. Al richiamo non ha dato eventi avversi. È chiaro.
Poi gli eventi avversi sono di uno, o meglio, gli effetti collaterali o eventi significativi, uno ogni 100.000 somministrazioni. Del Johnson & Johnson uno ogni 400.000 somministrazioni. C'è stata un'informazione un po' caotica. Ma che un evento avverso uno ogni 100.000 non significa un morto ogni 100.000. Certo. È chiaro. Però ha spaventato, ha messo nell'angoscia. Crea maggiori... Nessuno voleva fare AstraZeneca. Immagini che questa sindrome particolare che determina i trombi è frequente quando si somministra eparina. Accade la stessa cosa, certo, con una frequenza molto più alta. Certo. I rischi trombotici determinati da quante donne hanno l'opportunità di leggere il bugiardino dell'anticoncezionale, leggerà dentro che possono avere effetti trombotici l'utilizzo di estroprogestinici. Chiaro. Lei allora, che ha fatto? Cosa? Voglio sapere, che ha fatto? Io ho fatto Pfizer perché all'epoca c'era solo Pfizer, ma le devo essere sincero, se avessi potuto scegliere, non avrei scelto il Pfizer. Non avrebbe scelto Pfizer? No. Io non avrei scelto il Pfizer. Se avessi, e che avrebbe scelto? Se avessi avuto libertà di scelta, io avrei fatto un altro tipo di vaccino. Non lo vuol dire, certo. Va bene. Direttore, un'altra cosa importante, quando si fanno le vaccinazioni, passa un mese e si devono fare la conta degli anticorpi. Quanti devono essere questi anticorpi per dire che non hanno un significato importante, dipende dalla titolazione, per quella cosa che le ho detto prima. Dovrebbero andare ad essere valutate anche le cellule T che danno l'immunità, la memoria. Anche perché la titolazione degli anticorpi, noi dovremmo andare a titolare gli anticorpi che sono i cosiddetti... Vede, ci vuole un direttore generale per spiegare tutte queste cose. I neutralizzanti, cioè quelli che si agganciano all'antigene del virus per bloccarlo, per neutralizzarlo. Vedi, noi dovremmo avere sul pianerottolo il direttore generale. Però si rende conto che per fare una valutazione di questo genere noi dovremmo fare uno screening di massa sierologico all'intera popolazione. Diventa una cosa. Allora tu noi siamo stressati. Testi, fai uno studio su una corte e poi valuti cosa fare. Direttore, uno studio del Washington del St. Louis nel Missouri ha individuato un tipo di cellule immunitarie nel midollo osseo. Cioè praticamente una persona prende il Covid, ne guarisce, poi... Questo è quello che le stavo dicendo, le cellule. Sì, allora è giusto. Si formano ce delle tutte cellule... Qua, con la memoria, hanno la memoria dell'infezione. Per cui allora tu sei immune a vita. No, potrebbe... Però quello è scema comunque, lo studio è ancora da confermare. La cosa bella della scienza, che è specialmente la medicina, sono poi considerazioni dinamiche che si fanno guardando l'esperienza, guardando la casistica e rimodulando. Se lei ricorda il vaccino AstraZeneca, quando è stato il vaccino AstraZeneca, si ricorda quando è stato immesso sul mercato per chi doveva essere somministrato? Solo al di sotto delle persone dei 50 anni, 55 anni, si ricorda? Sì. Poi dopo si è detto no, si può fare pure al di sopra di quella. Al di sopra. Ma per un motivo molto semplice, che lì c'è stato da parte dei media un errore di comunicazione. Poiché noi abbiamo vissuto in questo momento della pandemia uno dei momenti della storia della medicina più importante, perché in meno di 8 mesi abbiamo realizzato un vaccino, poi un vaccino con una biotecnologia straordinaria fatta con processi di ingegneria genetica come quello ad mRNA, particolarissimo, raffinatissimo, in 8 mesi immesso sul mercato, cose che in genere nella normale procedura ci vogliono dai 5 ai 10 anni per poter completare la sperimentazione di un vaccino e poterla immettere sul mercato, quindi abbiamo fatto un qualche cosa di straordinario. Quindi rispetto a questo capirà della complessità dei processi che vengono messi in campo e quindi con la velocità con cui noi dovremmo attingere tutta la casistica che sta attorno alla somministrazione di questo vaccino e valutare giorno per giorno cosa accade. Le dicevo, nel tempo si è completata la sperimentazione su più fasce di popolazione e gli organismi europei e internazionali hanno poi deciso di dire bene, possiamo fare a questa fascia, a quest'altra fascia, ma lo stesso Pfizer, prima di poche settimane fa, non si poteva somministrare al di sotto dei 18 anni, ora invece da 12 a 18 anni
si può pure somministrare. Senta, direttore, mi pare che di averlo accennato prima, quando passa più tempo dei 20 giorni, 21 giorni, passano 30, 40, non è che si invalida la prima dose, no? Assolutamente, perché noi abbiamo un range massimo, minimo e massimo. Quindi questo è un altro... Bene, noi stiamo utilizzando 35 giorni adesso per il richiamo a vaccino ad mRNA, perché abbiamo visto che quei 35 giorni sono ottimali, ecco, per poter fare il richiamo. Una cosa, allora, il vaccino dà una protezione totale dopo 7-8 giorni dalla seconda dose, però da studi scientifici importantissimi si è visto che già alla prima somministrazione si ha un'ottima immunità. Risposta. Questo l'ha dimostrato l'Inghilterra, avendo scelto la via della somministrazione almeno di una dose a gran parte della popolazione, però adesso stanno subendo l'ondata del virus a variante indiana che sta cominciando a prevalere, direttore, diciamo a contagiare parte della popolazione. Senta, direttore, parliamo all'ultime cose del Green Pass. Green Pass è un certificato che ci dice che abbiamo fatto la prima dose e la seconda dose. Che cosa ci permette di fare? Dobbiamo avere il notizie? Il Green Pass è il documento che dal 1° luglio sarà consegnato direttamente dal governo, quindi sarà un documento nazionale. Noi in Campania siamo stati primi. G7. Noi in Campania siamo stati primi e stiamo distribuendo anche la nostra card che attesta l'avvenuta vaccinazione. Quindi ci permette confermo, di fare che cosa confermo, in più? Su quello che permettono gli Stati, perché poi dipende dallo Stato europeo che accetta o meno questo tipo di attestato. E certo. Perché se per esempio in Italia, poniamo caso, sempre della logica che le previene la complicanza, ma non le previene la possibilità di poter contagiare. Cioè, lei può avere il Green Pass, però può essere un soggetto contagiante, perché magari si è beccato una variante. Alcuni stati possono essere attenti se sanno, per esempio, che dall'Italia o dall'Inghilterra o da un altro stato c'è una ripresa del contagio con una variante diversa. Lo Stato estero può decidere, dire bene, tu vieni col Green Pass, però ti devo fare pure il tampone per capire se sei negativo o meno. Oppure quindi accettare... serve essenzialmente per viaggiare all'estero? Ma anche per avere certezza sui nostri territori e conoscere... Ma se uno va al ristorante te lo possono chiedere? Sarebbe buona norma che il proprietario dell'ospedale, del ristorante, avesse contezza della immunizzazione dei propri clienti. Quindi sarebbe una cosa utile, sarebbe utile. E chi lo rilascia? L'ASL? No, allora, noi la stiamo rilasciando come Regione Campania. Dal 1° luglio ci sarà il documento nazionale, che è quello definito Green Pass. Diciamo. Ah, quindi una persona che ne volesse viene da voi? Sì, no, a parte da noi, penso che ci saranno pure le modalità con cui si rilascia il Green Pass. Sono duplici, un poco anche come quelle che abbiamo noi in Campania. Noi abbiamo sia la consegna della card e sia l'accesso all'applicativo del e-Covid di Sinfonia, che le permette di scaricare con un'app il suo certificato e mostrarlo col telefonino. E certo, abbiamo saputo un sacco di notizie importantissime, ho fatto benissimo ad intervistarla, perché diciamo, ha messo un po' di ordine nella testa di ognuno di noi, perché poi quando c'è la preoccupazione, la salute, si diventa più ansiosi. Siamo in finale di intervista, è contento? Sì, perché si libera, perché deve andare a lavorare e non ce la fa più, è pieno così di impegni. Allora, noi ci siamo visti il 2 dicembre del 2020 e se si ricorda eravamo in zona rossa e stavamo quindi in prossimità del Natale e io le dissi, e però dovevamo andare in zona arancione, potevamo andare, saremmo potuti andare. E lei disse no, io mi auguro di rimanere in zona rossa, perché figurarsi un anno nefasto come il 2020, i festeggiamenti che si potrebbero fare, dice ce lo leviamo davanti, quest'anno nefasto, assembramenti e quant'altro. E siamo rimasti in zona rossa, come ha detto lei. Adesso da lunedì dovremo andare in zona bianca. Ecco, che cosa possiamo fare? Ci possiamo dare alla pazza gioia? No, stiamo sempre distanziati. Le mascherine, le mascherine si devono continuare, sa perché? Noi cittadini, io anche, penso di avere le piaghe dietro le orecchie, perché le orecchie, lei è medico, è cartilagine,
quindi facilmente si piegano. Siamo diventati tipo i fratelli di Regge, lei è giovane, vabbè, io sono diversamente giovane, vabbè, insomma, è diversamente giovane, questa è una cosa, vabbè, io no, non metto dita così, indicative. Questi fratelli di Regge ed erano di Casa Giove, lo sa, l'ho scoperto da poco, e risalgono agli anni 30-40, quindi non sono i miei anni, erano dei miei genitori, però fu ripresa da Carlo Campanini e Walter Chiari, e c'erano due fratelli, se li ricorda lei, non l'ha mai visto. E ci stava questi papi, questo, un fratello un po' più, diciamo, meno intelligente, e ci aveva le orecchie così. Siamo diventati tutti così perché siamo osceni, proprio bruttissimi, specialmente le donne. Allora come si deve continuare con la mascherina? Dottoressa, io la porto sempre. E sì, pure io la porto. Tutti sempre. I giorni. E io ricordo sempre quella sua sperimentazione, quella con la candela che ci fece vedere. Per capire se la mascherina è utile o meno. Le voglio solo, poi ogni cittadino faccia le proprie considerazioni. Uno dà indicazioni perché possano comprendere. Che si allora, deve noi stiamo in una fase favorevole, ottimale, straordinaria. Dobbiamo essere ottimisti, però non dobbiamo sprecare il nostro ottimismo. Sbragarci così. Allora, non sprecare il nostro ottimismo che cosa significa? Al momento abbiamo le strutture ospedaliere quasi vuote, strutture Covid. Stiamo riprendendo le attività anche ordinarie in modo importantissimo, gli screening, la grande ripresa degli screening. Perché dobbiamo prenderci cura anche dei sono elementi che in gran parte della nazione sono stati quasi dimenticati. Quindi la prevenzione straordinaria, almeno delle patologie oncologiche, la ripresa delle perché attività. Perché molte malattie sono state trascurate. Per difficoltà di accesso, per timore di afferire alle strutture, molte persone si sono sacrificate per timore di essere contagiate. Un po' come ho visto lei scendere dalla macchina, no? Tutta coperta e protetta da indumenti che possono però evitare. Però ero coperta, sembrava un palombaro. Per evitarle il contagio. Però le dicevo, non bisogna assolutamente abbassare la guardia. No. Osserviamo cosa accade attorno a noi. Noi, perché questa pandemia ha spaventato il mondo intero? Perché noi viviamo in un momento in cui i processi di comunicazione, di trasporto, sono straordinariamente facilitati. E se l'Inghilterra... Lo spavento viene dal fatto che non conosciamo il nemico. Però mi faccia esprimere, finire il concetto. Sì. Se l'Inghilterra ha deciso di non riaprire Londra fino al 20 del mese prossimo, cosa che aveva deciso di farlo già il 21 di giugno, ha spostato un ulteriore mese, perché c'è una ripresa della variante indiana. Se la Spagna sta cominciando a subire contagi che salgono, possiamo già in qualche città del nord Italia c'è una particolare attenzione. Noi siamo particolarmente attenti, specialmente in Campania, stiamo monitorando con particolare attenzione i tamponi che stiamo facendo, li stiamo sequenziando per scoprire se anche da noi può riprendere il contagio attraverso questa variante, che oggi in Inghilterra è quasi rappresenta il 90-95% dei nuovi contagi. E tenete presente che noi abbiamo comunità notevoli di cittadini che potrebbero afferire alle nostre province, alle nostre località, provenienti da quelle aree dove questa variante attecchisce un poco di più. Quindi noi assolutamente non dobbiamo abbassare la guardia e mantenere i sistemi di protezione sempre con la massima attenzione. Però questo noi lo possiamo facilitare con la vaccinazione di massa, subito. Per questo io continuo a fare quell'appello. Vacciniamoci tutti, così diventa anche più semplice affrontare tematiche di questo tipo, almeno con maggiore sicurezza. Con minori possibilità che possa complicarsi la patologia in eventi importanti e quindi richiesta all'ospedalizzazione, che potrebbe causare morte, trasferirla a qualche soggetto fragile che non si è potuto vaccinare per un qualsiasi motivo
e così evitiamo un contagio che potrebbe provocare morte. Trasferirla a bambini piccolissimi che al momento non possono ancora avere il vaccino e noi non sappiamo domani se una variante diversa possa creare problematiche ai bambini più inermi, ai più piccoli, da 0 a 12 anni, e beh, allora preoccupiamoci di queste cose. E l'unica arma per dare un senso alle parole che vi ho detto è ricorrere al più presto al vaccino, perché il vaccino cosa ti fa? Ti permette di ridurre la possibilità di trasformazione del virus. La che possa replicarsi, trasformare in un'altra variante che può essere pure più pericolosa dell'indiana e poi poter reinfettare e ridare un nuovo processo. E poi questa cosa è importante perché? Perché potrebbe farci assistere alla transizione importante che il mondo della scienza si attende da diverse settimane. Il poter dichiarare non più la fase pandemica ma la fase endemica. Cioè che il virus sì, permane nelle nostre località, perché questo è un virus che ci accompagnerà per diversi anni. Auspichiamo a breve che ridurrà la potenzialità patogena che ha, quindi si trasformerà come dando effetti da banale raffreddore, diciamo, come già ce ne sono tantissimi. Comunque dobbiamo continuare a non darci la mano, a non abbracciarci, fraternità sociale, nulla. Evitare forme esagerate che possono creare gravi rischi. Come la mascherina pure esagerata, bisogna tenerla. Cioè, in comunità chiuse, io credo che in spazi chiusi dovremmo continuare a tenerla. Magari per strada potremmo evitare di tenerla, però se ci sono luoghi di alta aggregazione, assembramenti inutili, a quel punto ci vuole la massima prevenzione, pulizia delle mani costante, perché la trasmissività non frettolosa, perché tante volte uno fa così. Quindi dobbiamo stare attenti principalmente agli ambienti chiusi. Fortunatamente l'estate, diciamo, dirada questo rischio, riduce questo rischio perché frequentiamo spazi più aperti. Però per esempio le discoteche è importante stare attenti, però lei mi dirà come si fa ad evitare un giovane di poter salire sulla pedana per danzare senza la mascherina o evitare un rapporto più relazionale, più stretto di un contatto. Sì, certo, ha proprio però bisogno. Diamo attenzione a questi aspetti perché potrebbero poi farci osservare una ripresa che onestamente non ci auguriamo assolutamente. Veramente. Io la ringrazio tanto per aver chiarito tanti punti importantissimi, perché noi che non siamo esperti, lei è un luminare, noi non siamo luminari e ci spaventiamo terribilmente. La comunicazione è un po', diciamo così, e quindi siamo angosciati, più che altro angosciati. Speriamo di riposare un po' quest'estate, perché siamo stati abbastanza provati, questa è la verità. Grazie di tutto. Grazie a lei, dottoressa. Quando ci vuole illuminare qui questo luogo è a sua disposizione. Io lo aspetto e la ringrazio proprio con tutto il cuore, del piacere e dell'onore che mi ha dato a venire qua. Che no, io l'ho vista e non ci credevo ai miei occhi, ho detto, ma è lui, sì, è lui. Ecco, sì. Ci siamo visti. Grazie di cuore. Alla prossima. A voi buona serata.